Capire l'effetto delle terapie e della risposta del nostro sistema immunitario è fondamentale per ottimizzare e personalizzare le cure delle patologie su base autoimmune. Se ne è parlato oggi a Roma in occasione di un incontro tra clinici e ricercatori organizzato da InRete con la collaborazione di Beckton Dickinson nel corso del quale è stato presentato un documento di consensus realizzato con il contributo di diverse società scientifiche. Ne parliamo con il dottor Bruno Brando. Ci spiega in cosa consiste il documento di consensus che avete messo a punto e quali sono le evidenze principali? Sì. Questo documento è una sorta di linea guida che dovrebbe servire ai clinici delle varie discipline per poter governare e gestire nella maniera più razionale possibile l'uso del Rituximab o degli altri anticorpi CD20 che si usano per il trattamento delle patologie autoimmuni. Oggi si può dire che non c'è nessuna disciplina medica che non usi per qualche tipo di patologia questo farmaco, e purtroppo la necessità di avere qualcosa che aiuti la gestione razionale oculata di questo farmaco era completamente mancante. Ci siamo preoccupati di creare un sistema di monitoraggio che potesse essere alla portata di tutti per poter avere una guida sicura per il trattamento. Qual è il ruolo della valutazione dell'assetto immunologico nel contesto di una nuova medicina di precisione? Eh, ogni paziente è una storia a sé, i pazienti vengono da storie lunghissime, da storie complicate e lo stesso tipo di farmaco, lo stesso tipo di approccio può avere nei vari pazienti i risultati e gli effetti più vari. Ed è proprio un sistema di monitoraggio standardizzato che permette di capire il paziente che risponde, il paziente che risponde troppo o che risponde troppo poco o che sfugge dal meccanismo di azione previsto e questo è il senso del, del protocollo di monitoraggio. Cosa si intende per tipizzazione immunologica? Sono esami che si fanno sulle cellule del sangue, quindi basta un comune prelievo di sangue periferico. Eh, deve essere fatto in un contesto di un laboratorio attrezzato con un citometro a flusso possibilmente di, di buona eh, levatura, con almeno otto colori, che permetta di fare in un'unica provetta un'analisi molto complessa di tutte le popolazioni cellulari coinvolte nella risposta immune. Ogni popolazione ci dice poi qualcosa di diverso, eh, le cellule memoria, le cellule eh, naive che non hanno ancora avuto l'esperienza antigenica, le cellule che sono ancora nello stadio come dire, preliminare della responsività o quelle che hanno già intrapreso la strada di non ritorno verso la differenziazione a plasmacellula. Ecco, il monitoraggio serve proprio a identificare e ad enumerare tutte le cellule di questi tipi. Che tipo di evoluzioni ci potranno essere? Più scavi più trovi stranezze, più trovi popolazioni nuove, più trovi popolazioni con funzioni inaspettate e si può dire che stiamo ancora scavando e questo è importante. Ci sono poi delle patologie che sembrano ancora sfuggire a questo meccanismo. Parliamo per esempio del lupus ritematoso. Il lupus ha evidentemente dei meccanismi particolari che forse sfuggono a questo meccanismo di, di monitoraggio che forse è ancora un po' troppo semplice. E poi c'è tutto il monitoraggio delle carti, degli anticorpi bispecifici, di tutto quello che la medicina moderna di precisione ci sta offrendo, ma il laboratorio è in grado di supportare anche queste cose con le dovute maniere sicuramente. <sussurra>